Cari amici, il TG Fipsas ritorna dopo la pausa estiva si fa per dire, e torna con entusiasmanti notizie provenienti dalle varie discipline. Abbiamo cominciato con il grande evento nel Tevere a Roma, conquistando ancora una volta il titolo Master, mentre i disabili, solo per un pizzico di sfortuna, non sono saliti sul podio. Quindi c'è stato il trionfo della nazionale femminile di pesca al colpo a Coruscio, in Portogallo, un successo dedicato al grande Gian Piero Barbetta. Gli ultimi trionfi arrivano dal long casting, dove l'Italia ha sbaragliato il campo con un sempre più fenomenale Alessio Massa, e dal nuoto pinnato con una messe di medaglie ai campionati del Mediterraneo a Tunisi. Largo spazio però anche all'agonismo nazionale con il Fipsas Day, un grande evento che ha visto ben 7 titoli italiani assegnati contemporaneamente nella Fiuma di Boretto. Oltre a questo, parleremo dell'Europeo di Mosca, di Feeder, in attesa naturalmente del clou della stagione con i mondiali di pesca al colpo in Croazia. Dunque, avete sentito, l'Italia continua a dominare nel long casting, dove nel campionato del mondo svoltosi a Montefiascone nell'impianto di Castelgiorgio con l'organizzazione della gloriosa Casters, i nostri hanno lasciato meno che le briciole ai pur agguerriti avversari, trascinati soprattutto da un grande Alessio Massa, che qui vediamo nel suo miglior lancio in assoluto, con una bordata di oltre 263 metri, che ha vinto in tutte le categorie di peso. Italia A ha trionfato nella classifica complessiva, precedendo Argentina ed Inghilterra, mentre Italia B è arrivata ad una sola penalità dal podio, a dimostrazione della superiorità ormai acquisita dalla scuola azzurra e della grande preparazione degli uomini di Pietro Terraglia. Bene anche le donne, che hanno debuttato con un bronzo di Rosa Lubrano. Nella prossima puntata vi faremo vedere anche le immagini di questi successi azzurri. E trasferiamoci ora a Roma, dove nel Tevere cittadino si è svolta una manifestazione davvero unica per i valori sportivi, non solo, ma anche sociali ed ambientali. È stato un evento davvero unico, quello dell'organizzazione a Roma, nel Tevere cittadino, in contemporanea, di due campionati del mondo, quello dei master e quello dei diversamente abili. Un'idea apparentemente bislacca, in quanto il campo di gara era praticamente inesistente, senza contare le difficoltà organizzative, ma anche burocratiche, per mettere a punto un evento di simile portata in una città come la capitale. Eppure la Fipsas è riuscita pienamente nell'intento, grazie all'intenso ed affiatato lavoro svolto in primo luogo dalla sezione provinciale condotta da Guido Della Croce e da tutti i volontari, con il sostegno dell'apparato centrale federale e l'apporto infine convinto di tutte le istituzioni, dal comune alla provincia, alla regione, al Ministero dell'Ambiente e naturalmente al CONI. Beh, non mi devo prendere questi meriti. Roma direi che non è venuta a me, l'idea è venuta al presidente del settore acque interne, Maurizio Natucci, e a Barbara Durante, vice segretario della federazione, che sono partiti molto entusiasti all'idea di fare qualcosa a Roma. E direi principalmente, a parte la parte sportiva, ambientale. Perché per avere quel tratto abbiamo fatto delle grandi pulizie, abbiamo richiesto permessi, ci abbiamo veramente lavorato tanto per ottenere un risultato che secondo me è stupefacente e, come dicevo prima, ha meravigliato i romani, cioè i pescatori romani sono rimasti molto meravigliati di vedere quanto fosse valido il loro fiume in casa loro, sotto casa. Tutto si è svolto in un'atmosfera incomparabile, con quella emotività che solo la città eterna può offrire, lasciando a bocca aperta i partecipanti sia in occasione della cerimonia di apertura in Piazza del Campidoglio, sia per il campo di gara, tirato a lucido dagli organizzatori e dal colpo d'occhio magnifico. Per quanto riguarda il campo, molti e legittimi erano i dubbi della vigilia, un tratto di fiume praticamente sconosciuto da un punto di vista agonistico. Durante i 2 giorni di gara, nella maggior parte dei settori l'acqua tirava dannatamente, costringendo a pescare con galleggianti a vela anche da 70-80 grammi, che per quanto rallentati esaurivano la loro passata al massimo in 15 secondi.
e poi il fondo era molto irregolare e certamente occorreva l'estro e l'intuito del pescatore più che la tecnica meccanica del garista. I nostri hanno dimostrato ancora una volta di essere dei grandi pescatori. La squadra nazionale dei Master, magistralmente condotta proprio da due tecnici capitolini, il CT Massimo Ardenti ed il suo vice Serafino Iezzi, ha piazzato nella prima prova le basi per la conquista del titolo. 14 penalità, grazie ad un gran secondo di Roberto Torri e dai quarti di Riccardo Galigani, Tino Pagliari e Natale Bagarelli. Le nazionali più vicine, Inghilterra ed Ungheria, erano staccate di 8 lunghezze. Nella seconda decisiva prova la pescosità è un po' calata ed i nostri hanno dovuto subire la poderosa rimonta degli inglesi che si sono aggiudicati la manche con 15 penalità. Ma gli azzurri, sempre con Luciano Bazza in panchina, pur non ripetendo la stupenda prestazione di gara 1, chiudevano a 21 e nonostante una comprensibile suspense mantenevano alla fine due lunghezze sugli inglesi e conquistavano il secondo titolo consecutivo. Bene ancora Galigani con un bel secondo in rimonta e Pagliari quarto, mentre Bagarello e Torri soffrivano un po', concludendo con un settimo ed un ottavo di settore. Individualmente lo svizzero Beillard, con delle belle pescate di Carassi, Cavedani, Barbi e Brehm, vinceva un bel titolo iridato davanti a Peralta e McGonagall. Da notare che i nostri vincono un mondiale senza fare un solo primo di settore, a dimostrazione che quello che conta è lo spirito di squadra. Meno bene sono andate le cose per la squadra dei diversamente abili, dei tecnici Alberto Neri e Franco Bisi. Al termine di due prove difficilissime e molto impegnative, anche sotto il profilo fisico, i nostri hanno concluso ai piedi del podio, con grande rammarico, in quanto sono arrivati ad una sola penalità dal bronzo e a due punti dall'argento, in un campionato vinto in rimonta dalla compagine ungherese. Quinti in gara 1, a 5 lunghezze dalla forte squadra della Repubblica Ceca, i nostri sono andati all'attacco nell'ultima prova e mentre una indiavolata Ungheria andava a vincere il titolo con una bella rimonta, hanno fatto il secondo di manche con 17 penalità, rimontando a loro volta, ma non a sufficienza per scalzare cechi e croati dal podio. Vince il titolo individuale l'ungherese Gyula Gurisatti su Scheffer e Sedlacek. Il rammarico per questo pizzico di sfortuna trapela dalle parole di Franco Bisi. È stato veramente un podio sfiorato per poco, perché secondo me siamo stati penalizzati nelle due gare, sia la prima giornata con due picchetti veramente tremendi che ci hanno penalizzato con 17 punti, che nella seconda giornata dove abbiamo avuto dei picchetti a livello di classifica favorevoli, perché riusciamo a fare i secondi di giornata, però per pochi grammi noi perdiamo la possibilità di una medaglia che avrebbe coronato una settimana difficile in un fiume che era difficile per tutti e quindi noi abbiamo forse in alcuni picchetti riscontrato delle difficoltà maggiori alle aspettative. La formazione azzurra schierava il debuttante Franco Conte, che si è piazzato a quinto assoluto, e quindi Fabio Coscia, Oscar Ferrari e Giovanni Bottazzi, con Speroni e Granaglia come riserve. Alla fine, una bella cerimonia di premiazione ha suggellato un evento fortemente voluto dalla FIPSAS e decisamente riuscito. Ma è tutto amplificato all'ennesima potenza, chiaramente, perché un mondiale nella propria città, oltre che nel proprio paese, insieme agli amici, agli affetti, ai compagni di squadra, è inutile dire che sono felice e che fortunatamente ho una squadra fortissima. Una scommessa vinta che fra l'altro ha fatto scoprire ai romani tutti, e non solo ai pescatori, di avere in casa un fiume bellissimo e, perché no, anche vivibile. Ed eccoci alla nazionale femminile che, sicuramente sorretta dallo spirito del grande e indimenticato Giampiero Barbetta, ha letteralmente sbaragliato il campo nel mondiale svoltosi nel Rio Sorraia a Corusce in Portogallo. Vediamo le immagini.
Il Rio Sorraia a Coruce è un campo di gara ben conosciuto dalle nostre nazionali e che ci ha dato anche diverse soddisfazioni, a cominciare dal lontano 93, quando la nostra nazionale maggiore stravinse il mondiale, svelando a tutti la pasturazione col bigattino incollato. Da quel momento il campo portoghese è salito alla ribalta in numerose occasioni con i mondiali di varie categorie. Il mondiale femminile, disputato nel penultimo fine settimana di agosto, come vediamo in queste foto scattate da Renato Spagolla, ha visto ancora trionfare i nostri colori nella ridente cittadina lusitana. Protagoniste le ragazze della nostra Valanga Rosa, che ancora una volta si sono dimostrate le più forti al mondo. Questa volta Simona Pollastri e in company non potevano fallire, guidate com'erano dallo spirito di Giampiero Barbetta, il grande capitano, al quale hanno poi voluto dedicare il titolo vinto. Per la verità, lo staff tecnico scelto dalla FIPSAS si è dimostrato all'altezza, con Maurizio Teodoro già forte dell'esperienza e dei successi maturati coi ragazzi, e Stefano Defendi, fino a ieri colonna attiva della nazionale maggiore. Grande soddisfazione, è stato proprio il coronamento di un lungo lavoro effettuato tutta la settimana sul campo di gara con una riserva di energia che avevamo tutti dentro di noi. È inutile stare a dire cosa, lo sapete tutti benissimo. Perciò tutto ciò ci ha dato quella spinta e quella voglia di poter lavorare sulle ragazze e cercare di fare il meglio. Poi è venuta una bellissima vittoria e siamo tutti contenti. Ma io avevo già l'esperienza perché c'ero già stato. Era un po' cambiato il campo di gara perché di solito si pescava con l'inglese. Quest'anno c'erano più tanti pesciotti, più tanto pesce sotto riva e abbiamo adattato un po' la pescata fuori al sotto riva, pescando leggeri con i bigatti. Una pescata un po' di sofferenza nelle prime due ore di gara, ma poi ci permetteva di comunque prendere quei pesci che ci facevano fare la differenza. Soddisfazione tanta, è stata la prima volta per me di fare il vice CT. È andato tutto bene, un bel gruppo, una bella soddisfazione. La formazione comprendeva, oltre alla super campionessa della Lenza Milana Tubertini, 7 podi individuali per lei, elementi esperti come Silvina Turrini del team 2000 Colmic di Mantova e Claudia Marchiodi del team Crevalcore Tubertini, così come Valentina Borsari, Castelmaggiore Maver, già presente nella spedizione azzurra in Sudafrica. E poi due debuttanti, le giovanissime Anna Sgobbo, pescatori padovani Tubertini, campionessa italiana in carica, e Federica Brilli, aretina astronascente dei garisti 88 Colmic. Il Rio Sorraia era famoso soprattutto per i suoi magnifici barbi pescati più che altro all'inglese, ma in questa occasione le prove hanno evidenziato diverse alternative ed alla fine le nostre ragazze hanno pensato bene che non ci fosse bisogno di andare tanto lontano per prendere i pesci che avevano le sottoriva, alborelle con le cannine, ma anche una gran pesca con 6 pezzi di rubesien, con barbi, carassi, carpe e perfino cefali. In gara 1 le nostre chiudono a 14 con i seguenti piazzamenti: primo assoluto stupendo per Simona Pollastri con 10,5 kg, secondo per Claudia Marchiodi e per Federica Brilli che debutta così in modo autorevole, terzo per Silvina Turrini e sesto per Valentina Borsari. La Francia accusa 10 lunghezze di ritardo, 12 le padrone di casa del Portogallo. Le inglesi, campionesse in carica, sono state più che doppiate. Ma l'apoteosi arriva nella seconda prova, quando le nostre ragazze si superano, terminando a 12 penalità, un risultato davvero eccezionale. Anna Sgobbo, al suo debutto assoluto, subentrata alla Borsari, vince con autorevolezza il proprio settore, così come Silvina Turrini, che vola sul terzo gradino del podio. Federica Brilli fa un terzo, così come Claudia Marchiodi. Simona Pollastri fa un quarto, buono per la squadra, ma che non le consente, purtroppo, di salire sul podio. Alla fine le posizioni non cambiano e sulla piazza di Coruce, più che mai bella e simpatica cittadina portoghese, mentre Silvina Turrini si gode il suo primo podio individuale alle spalle dell'ungherese Diana Walter-Barna e della francese Valérie Nadan, le portoghesi e le francesi accolgono sul podio le azzurre trionfanti, premiate da un raggiante Claudio Matteoli. La squadra italiana ha letteralmente dominato, 26 punti per le azzurre, 40 per la Francia seconda e 45 per le portoghesi.
Davvero una grande soddisfazione per il settore acque interne di Natucci e per tutta la spedizione azzurra, capeggiata dal delegato federale Fausto Bonazzi. E in mezzo a tanti successi ci sta però anche di steccare, e questo è capitato stavolta ai nostri pescatori con la mosca, che spesso peraltro sono incontenibili, ma in questa circostanza nell'Europeo in programma in Svezia non sono stati praticamente in lotta per le medaglie ed hanno concluso al sesto posto. Le gare si sono svolte nella regione di Jomtland con acque molto pescose, fatta eccezione per la prova in lago dove invece ci sono stati molti cappotti. Il campionato è stato dominato dai fortissimi lanciatori della Repubblica Ceca che hanno preceduto spagnoli e polacchi, conquistando anche il titolo con Thomas Adam, mentre il migliore fra gli atleti di Stefano Urbani è stato il giovane Federico Santi Amantini che al suo debutto europeo ha chiuso al 13° posto. Nell'ultimo fine settimana, come abbiamo detto, si è svolto a Boretto il FIPSAS Day, grande evento nel quale si sono disputati in contemporanea ben 7 campionati italiani. Vediamo il servizio. Dopo gli eventi iridati di Roma, la FIPSAS ha giocato e vinto un'altra scommessa, anche questa assai impegnativa, il FIPSAS Day, un solo appuntamento per assegnare 7 titoli della pesca al colpo. Il duro compito è stato svolto a dovere dalla sezione federale di Reggio Emilia, con alla testa il presidente Antonio Rivi ed il mitico Gianni Bonacini, con l'apporto di diverse società che hanno messo a disposizione i loro uomini per la piena riuscita dell'evento. Per la verità, la Fiuma avrebbe potuto darci anche qualcosa in più in termini di pescosità ed omogeneità, ma tutto sommato abbiamo visto molto di peggio e in definitiva le difficoltà tecniche hanno finito per far emergere coloro che hanno saputo meglio interpretare un campo che da un picchetto all'altro poteva presentare alternative, dalla pesca a mulinello, inglese ma anche bolognese, con un'acqua lenta o addirittura controcorrente, alla classica rubesienne e alla peschetta corta fra le cannette del sottoriva, che ha dato qualche bel pesce d'Italia, carpotte, carassi, qualche brem, con bigattini e vermi quali esche assai gettonate. Ma andiamo ora a vedere in dettaglio come sono andate le cose nei campionati delle varie categorie. Quattro, come al solito, i titoli da assegnare per le categorie giovanili. Gli under 14 gareggiavano nel tratto a valle della Mandria Vecchia, vicino al ponte, 38 i partecipanti suddivisi in 4 settori. Spesso assistiti e consigliati da genitori o compagni di società, questi ragazzi si sono cimentati con disinvoltura in una pesca certamente difficile. La prima prova vedeva al comando il ferrarese Nicolas Vaccari con 3.370 punti, precedendo di appena 20 grammi il veronese Sagioro e quindi il massese Pedrinzani. Ma in gara 2 emergeva prepotentemente Daniele Laporta della Torre Laghese Colmich, che conquistava il titolo con 4 punti, bruciando al peso Jean-Pierre Signorin, argento al recente mondiale, e lo stesso Vaccari. Negli under 16 gareggiavano in 35. Andrea Aguzzoli, il forte agonista del Vairone Maver, si è portato al comando in gara 1 con una bella pescata da quasi 4,5 kg, precedendo il frusinate Sarra della Libera Colmich. Nella gara della domenica però emergeva alla grande Tommaso Mezzadri del Gatto Azzurro Colmich con un assoluto da oltre 5,5 kg e con 3 penalità si aggiudicava il titolo per il miglior peso rispetto al ferrarese Francesco Veronesi e a Luca Armiraglio che conquistava il bronzo. Anche gli under 18 gareggiavano alla Mandria Vecchia ed erano in 38 a disputarsi il titolo. Qui si registrava un bel avvio di Michael Marchetti del GPS Mondolfo Milo, e qui vediamo padroneggiare l'inglese, che faceva l'assoluto al sabato con 5.730 punti davanti a Missaglia, Squintani e Ferrari, pure vincitori di settore. Nelle ultime 3 ore di gara nessuno ripeteva il primo ed era proprio Arturo Missaglia della Fratelli Campana ad imporsi con 3 penalità davanti al rimontante Mattia Manzardo, già bronzo ai recenti mondiali, mentre Ferrari agguantava il terzo gradino del podio. In
fine erano i più grandi, in ben 55, ad ingaggiare una bella battaglia per la conquista del tricolore, stavolta nella zona della Mandria Nuova, a Valle del Ponte. Al sabato a vincere i settori erano nell'ordine Niccolò Doninelli della Fermignano Colmich con 5.420 punti, Filippo Beltrami, Massimo Billeri, Alberto Ragaiolo e Luca Caspani. Nella gara decisiva nessuno faceva l'unplay e finivano in tre con un primo ed un secondo, titolo a Ragaiolo del Pescatore Milo che con 7.230 punti aveva la meglio su Beltrami e Cristian Ruzzante. Novità fra le donne con la romana dello svasso Milo Anita De Cesaris che sale sul gradino più alto del podio al termine di quattro prove concluse con tre primi ed un ottavo per un netto di sette penalità. Ancora non ci crede Anita che dopo aver dominato le prime due prove nella Lama e ad Arezzo ha rischiato di rovinare tutto con un otto nella prova del sabato. Grandissima, grandissima perché sono tanti sacrifici e poi sono emozioni immense. Sono stata l'ultima a pesare e al momento tutti in silenzio e poi hanno detto 3.600 qualcosa, lì non ci ho capito più niente. In effetti nella gara del sabato vinta dalla bolognese Elvira Cevenini, entrambe le nazionali, Silvina Turrini e Valentina Borsari, avevano scavalcato la romana che però nell'ultima prova, favorita anche da un buon picchetto, ha reagito con un bel primo rintuzzando ogni attacco. Qui è venuta fuori alla grande la giovane azzurra Federica Brilli che con un bel primo assoluto ha guadagnato l'argento precedendo in fotofinish la Borsari e la Turrini che ha dovuto accontentarsi della medaglia di legno. Un po' in ombra Pollastri, Marchiodi e Visciglia mentre si è messa in bella evidenza la giovanissima Anita Cabrini. Da segnalare un momento di grande intensità emotiva quando la squadra femminile campione del mondo ha voluto premiare il figlio di Giampiero Barbetta, Edoardo, il piccolo capitano, che con entusiasmo ha sollevato verso il cielo la Coppa del Mondo. Anche i Master hanno concluso la loro fatica stagionale con le ultime due delle quattro prove del campionato qui nella Fiuma. Partiti in 120 ad Ostellato, dopo il vaglio di Umbertide, erano rimasti in 50 a giocarsi il titolo nella Mandria Nuova. Il capofila della graduatoria, Giampiero Magistri, della Competiver Shimano di Verbania, dopo i cavedani del Tevere ha dimostrato di trovarsi a suo agio anche con i carassi e le carpe della Fiuma, prendendosi il lusso di fare un primo ed un secondo nelle due gare di Boretto, dove è risultato il migliore, insieme al modenese Loris Gemmi delle quattro ville Colmich. In bella evidenza anche Giuseppe Fava, mentre fra i nazionali hanno brillato soprattutto Roberto Torri, autore di un bel primo in gara 2, e Tino Pagliari, che il primo lo ha fatto al sabato, mentre Galigani ha portato a casa un quinto ed un secondo. Da segnalare però la bella rimonta del parmense Mauro Jacopelli, che grazie a due secondi per complessive 16 penalità e mezzo sale sul secondo gradino del podio, alle spalle di Magistri e davanti ad un ottimo Palmiro Gruppioni che guadagna il bronzo. La Fiuma era molto difficile, bisognava prendere non solo carassi ma qualche carpetta e quella ti permetteva di salire in classifica. Io ieri ne ho presa una sui 7 etti, oggi ne ho prese due sul mezzo chilo e sicuramente insieme ai carassi che ho preso mi hanno permesso ieri di fare secondo e oggi di vincere. Ed eccoci arrivati al clou con l'assegnazione del titolo assoluto di pesca al colpo. Dopo la prima prova, in gara erano rimasti in 100 per due gare a coefficiente 1 e 5. Dunque, dopo la prova del sabato, rimanevano a punteggio pieno soltanto in 3. In testa il sorprendente fiorentino Massimiliano Panti, della APD Colmich Stonfolondi, tallonato dal giovane Maurizio Giusti, della Montecatinese Colmich, e da Giancarlo Armiraglio dei sommesi Idra. Le ultime tre ore di gara si dimostravano molto ostiche per tutti, una pescata incostante nella quale la cattura di una carpotta oppure la perdita di un pesce potevano determinare una forte variazione nella classifica di settore. Appariva comunque chiaro che nessuno dei tre avrebbe potuto fare ancora il primo e quindi si allargava il ventaglio dei papabili.
Il finale di gara era davvero al cardiopalma, la lotta sembrava restringersi ad Armiraglio, che però perdeva un pesce decisivo, Andrea Giambrone, mai però in gara per il successo nel settore, e Michele Naro, che invece sembrava avviato a fare un primo e con esso ad aggiudicarsi il titolo. Ma a pochi minuti dal termine ecco il duplice colpo di scena. Simon Zanotti guadina una bella carpotta e scavalca Naro, portandosi a sua volta quasi in zona podio. Nel frattempo, fuori dalla mischia, emerge prepotentemente Stefano Manni, che va a vincere il proprio settore, chiudendo in testa con 6,5 penalità e vanificando le ultime speranze di Armiraglio, che poi fa il quarto e scivola in sesta posizione, preceduto da Panti, autore di un ottimo campionato. Il coronamento di una ormai lunghissima carriera che ci fa essere sui campi di gara da più di 30 anni e sono veramente molto contento. Sono riuscito a prendere un po' di carassi all'inglese, 4-5 carassi all'inglese, due carpette rubesienne, una all'ultima mezz'ora che ci ha fatto fare questo bel risultato. Il suggello finale di questo riuscito Fipsas Day è il podio Seniores 2014, che al termine di un campionato incertissimo vede dunque Antonio Fusconi incoronare Stefano Manni davanti ad Andrea Giambroni e Michele Naro. A Ostellato si è svolta la prima prova delle finali del campionato italiano FIDER, formula quest'anno ben articolata con due gironi di qualificazione in tre prove e quindi altrettante di finale. 12 settori e quindi 12 garisti a condurre, fra i quali i vincitori dei due gironi, il sorprendente Michele Zamperini, che ha fatto il secondo assoluto, e Mirko Govi. In testa c'è il bolognese Marco Mazzetti della Castelmaggiore Maver, che ha chiuso con 16.720 punti e che sembra proiettato verso la conquista della leadership nella classifica di rendimento. I primi 60 hanno avuto accesso alla seconda prova che si disputerà nel Tevere ad Umberto. A Ribera, nell'Agrigentino, ha avuto luogo il primo trofeo All-Avant Team Fish di surfcasting, al quale hanno preso parte ben 110 concorrenti. Buona la pescosità, con circa 800 prede, e sul podio vanno il vincitore Nunzio Ficarra del team Etna Fish, Michele Noto e Marcello Messina. Impara a pescare è il nome dell'iniziativa portata avanti per il secondo anno da Luca Piscaglia e dalla città del Rubicone d'Aiva. Oltre 50 i ragazzini che hanno aderito entusiasticamente, cimentandosi con canne e lenze nel lago Riviera di Rimini. Si è da poco conclusa la prima edizione dei campionati del Mediterraneo, svoltosi con la partecipazione di 9 nazioni nella piscina olimpica di Tunisi. Nella prima giornata di gara agli ori sono venuti 2 da Gianluca Testoni e poi Stefano Figini, Cindy Pompei, la 4x100 femminile e la 4x50 B-Fins uomini. Secondo giorno ancora un oro per Figini e nella giornata conclusiva dal fondo successi per Davide De Ceglie, Roberto Famiglietti e ancora Cindy Pompei. Presente a Tunisi anche il presidente della Fipsas, Claudio Matteoli. Nel frattempo sono partiti i campionati europei di foto sub all'isola Graciosa nelle Azzorre per l'organizzazione della Federazione Portoghese. La squadra italiana è composta dal CT Mario Genovesi, dai fotografi Michele Davino e Stefano Gradi, con le modelle Sonia Moreale e Giovanna Dorazio. Cresce intanto l'attesa per il clou dell'anno, il 61esimo campionato mondiale di pesca al colpo in programma in Croazia, a difendere i colori azzurri con il CT Figeri e il suo vice Marco Manni. Ci saranno Gabba, Sorti, Falzini, Prandi, Fini e Premoli, con il supporto di Govi, Fornari e Nardi. Questo è tutto, cari amici, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata, che avrà il suo clou naturalmente nel Mondiale di Pesca al Colpo. Ciao a tutti e buon proseguimento con i filmati di Italian Fishing TV.